Francesco Monte, dovrebbero vergognarsi Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Gossip: Francesco Monte a qualche giorno di distanza dalla puntata del Grande Fratello VIP, durante la quale Cecilia Rodriguez lo ha lasciato, ha espresso tutta la sua amarezza. Già in diretta aveva attaccato Ilary Blasi e Alfonso Signorini, entrambi presenti in studio mentre lui era nella casa. L'ex tronista di Uomini e Donne si scaglia contro la passione scoppiata tra la sua Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser davanti alle telecamere del Grande Fratello VIP. E se la prende coi conduttori. Lo sfogo di Francesco Monte. Gossip News, l'ex tronista e ormai ex di Cecilia Rodriguez, si sfoga sui social network. Nel lungo messaggio che Francesco Monte ha postato sulla sua pagina ufficiale si chiede come Signorini e la Blasi durante il momento del confronto finale avvenuto in diretta abbiano potuto dare appoggio a Cecilia e alla sua decisione di chiudere per sempre una storia d'amore che andava avanti da ben 4 anni. I due infatti, l'hanno incoraggiata a guardare avanti e quindi a concentrarsi sulla sua nuova storia con Ignazio Moser. Nel messaggio, Francesco Monte batte molto sul fatto che Alfonso e Ilary durante la diretta del GF VIP, invece di spingere Cecilia ad approfondire l'interesse per Ignazio Moser avrebbero dovuto farle notare la volubilità che la sta prendendo, facendola tornare su suoi passi con coerenza, lealtà e continuità. È stato deplorevole. E se lo stiamo dicendo tutti, un motivo ci sarà. Dovrebbero vergognarsi, scrive nel messaggio Francesco Monte, il tutto a due destinatari, Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Francesco Monte critica Cecilia e Ignazio. Gossip, il duro sfogo ha trovato ampi consensi dai tantissimi fan che seguono Francesco Monte che in queste ore si sono schierati tutti dalla sua parte, criticando duramente l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez per la sua scelta scioccante di lasciare in diretta il fidanzato dopo ben 4 anni. Ormai, però, il danno è fatto e anzi, a quanto pare dall'occhio del Grande Fratello, Cecilia non ha affatto l'intenzione di tornare indietro sui suoi passi. Le ultimissime di gossip di oggi che arrivano dalla casa del Grande Fratello VIP 2017 rivelano che Cecilia ha ammesso che con Francesco non stava più bene da un po' di tempo. Il motivo? Lui ha cercato di cambiare aspetti del suo carattere che la stavano facendo diventare diversa da quello che è realmente. Con Ignazio Moser, invece, Cecilia ha rivelato di stare bene e di aver ritrovato quel sorriso che da sempre la contraddistingue.